tutto il caldo ha squarciato il cielo, dico sia colpa di un'estate come non mai, piove intanto che a tappeto. Mi veniva tutta intera, questo è pronto, no, ormai c'è più azione, alla presidenza della provincia di Grosseto. L'ha detto senza sbagliare. Battete le mani. Oh, è molto brava, perlomeno ci rende questi appuntamenti, come dire, mossi, allegri, brillanti, mi suggeriscono anche brillanti. Anzitutto vorrei fare complimenti a questa piazza. Prima qualcuno che ha una lunga esperienza politica mi diceva che tanta gente così affollonica non c'era neanche per i comizi di Fanfani. E allora, Simone, hai portato più gente di quanta ne portava Fanfani. Ora, non so se questo potrà essere di buon augurio, sicuramente dimostra qualcosa, dimostra che questa città vive con molta intensità questo appuntamento elettorale. Lo vive con grande partecipazione, vive soprattutto con grande partecipazione e per la prima volta la possibilità concreta di garantire un cambiamento al governo della città. Guardate, è di per sé un bene questo. Una città come Follonica ha bisogno di poter contare sulla reale possibilità di un cambiamento della classe dirigente, ha bisogno di poter contare sulla discontinuità di politiche e di persone che sono alla guida della città, ha bisogno di poter sperare di fare qualcosa di meglio di quello che è stato fatto nel passato. Io mi chiedo perché una città come Follonica dovrebbe rinunciare a questa opportunità, a questa prospettiva. Vedete, qui vicino ci sono città come Grosseto, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Monte Argentario. Chiunque le abbia viste prima del cambiamento di amministrazione e dopo il cambiamento di amministrazione sa bene che il cambiamento stesso provoca miglioramenti, provoca dinamismo, provoca e è causa di una ritrovata possibilità di protagonismo da parte della società civile, di un rinnovato entusiasmo degli imprenditori, di maggiore fiducia da parte dei cittadini. Il ricambio, l'alternanza sono la effettività della democrazia. Una democrazia non è tale se non si concede davvero la possibilità di cambiare. E allora io penso che in questa primavera tardiva che finalmente sta arrivando, l'aria che si respira anche qui a Follonica sia la stessa aria che si respirava nel 97 a Grosseto, l'aria, il profumo di vittoria. Chi si ricorda quella piazza meravigliosa? C'era con me Franco Mugnai, col quale ricordavamo adesso le varie tappe del nostro percorso politico. Nel 97, in una piazza meravigliosa, alla presenza del presidente Berlusconi, noi intuimmo nel 97 aprile, 19 aprile e 20 aprile, prima Fini e poi Berlusconi, intuimmo 7 giorni prima delle elezioni che avremmo potuto davvero per la prima volta sperimentare un cambiamento epocale nella nostra città, che non è soltanto un cambiamento di amministrazione, non è un cambiamento politico, ma è un cambiamento culturale. Vedete, ha il sapore delle sfide vinte la possibilità di immaginarsi un futuro diverso, ha il sapore
della possibilità di realizzare i sogni, ha il sapore della consapevolezza di poter realizzare l'idea in cui si crede. Ecco perché queste elezioni sono importanti. Votiamo anche per la provincia. Io lo so che la provincia è visto come un ente lontano e distante, avulso dalla vita quotidiana dei cittadini. Guardate, non è così. Non è così, perché finché esistono le province sono importanti. Sono importanti per contribuire al cambiamento del paese. Vedete, il governo Berlusconi sta cambiando l'Italia, la sta cambiando governandola col buon senso, quella cosa che sembrava che la politica non dovesse nemmeno considerare di lontano, e invece è l'anima della politica, l'anima della buona amministrazione, l'anima del buon governo. Il governo Berlusconi sta cambiando l'Italia dimostrando che prima vengono i cittadini e poi viene la burocrazia. Il governo Berlusconi sta cambiando l'Italia mostrando che le leggi sbagliate si possono cambiare, che le cose che non funzionano possono essere fatte funzionare, che i luoghi comuni ai quali siamo stati abituati a credere sono appunto luoghi comuni che, se vogliamo, possiamo tranquillamente superare e dei quali possiamo fare a meno. Ecco, quel cambiamento sarebbe monco, sarebbe inutile, sarebbe poca cosa se non coinvolgesse anche le amministrazioni locali. Sono importanti i comuni, e qui a Follonica si gioca una sfida decisiva per il futuro di questa città, ma sono importanti anche le province. Senza le province l'opera di cambiamento che si realizza a livello comunale e a livello di governo sarebbe un'opera monca, inutile, lasciata a mezzo, e quindi di fatto alla fine non servirebbe a niente aver contribuito al grande cambiamento del paese con il voto del governo nazionale, non servirebbe a molto cambiare la città con un cambiamento a livello di amministrazione cittadina se anche l'amministrazione provinciale non fosse coinvolta in questo disegno. Ecco perché noi, convinti come siamo della necessità di una radicale riforma dell'istituto delle province, tuttavia diciamo che in questo momento, finché esistono, finché ci sono, e proprio per accompagnarle al loro destino di riforma, occorre finalmente garantire il cambiamento anche in provincia. Questa provincia ha bisogno di cambiamento così come ne ha bisogno la città di Follonica. Parlare di questo qui è più facile che altrove. Le città che hanno già sperimentato l'alternanza sanno bene che si possono fare molte cose dal governo cittadino, ma sanno anche che senza la collaborazione della provincia non si fa nulla di ciò che è importante per l'economia, è importante per le famiglie, è importante per i cittadini. Quindi fate vincere Follonica, e per far vincere Follonica facciamo vincere anche la provincia di Grosseto. Alessandro. Two against bitches, two against girls.